Ragazzi, nuovo video. Oggi vedremo se fare prima una massa o fare prima una definizione, in sostanza quale delle due fasi dare come prioritaria, identificare come prioritaria. Quindi, detto questo, iniziamo subito con il video. Allora, partiamo col dire che la scelta se fare massa o definizione dipende esclusivamente da un fattore, ok? L'ABF, la percentuale di massa grassa. Iniziamo con la fase di definizione. Perché iniziare con una fase di definizione? Ora, generalmente l'idea in questo caso è quella di ripulirci il più possibile per poter poi iniziare effettivamente a costruire il tessuto muscolare, ok? Che cosa succede? Che se partiamo sporchi in un periodo di massa, allora probabilmente andremo a sporcarci molto di più e la nostra capacità anabolica andrà subito a scemare. Tendenzialmente la capacità anabolica è riferita alla capacità anabolica muscolare, ossia la capacità di mettere tessuto magro. Più la nostra ABF è alta, più nell'antagonismo tra tessuto muscolare e tessuto adiposo avrà prevalenza il tessuto adiposo e quindi meno i nostri nutrienti andranno a essere veicolati al tessuto muscolare. Ci sono mille fattori che entrano in gioco, però se siete grassi metterete meno muscolo a parità di surplus calorico, ok? E questo è per certo, quindi ovviamente l'idea qual è? Quella che mi smagrisco il più possibile in modo che parto il mio bulk che sto asciutto e quindi ho più capacità di mettere muscolo rispetto a partire in alto. Quindi il nostro consiglio è di partire con una fase di definizione se la vostra BF è superiore al 15% nel caso in cui siate uomini oppure del 23-25% nel caso in cui siate donne. Ecco, se è superiore a questi limiti, allora dal nostro punto di vista dovresti iniziare subito con una fase di definizione. Passiamo alla massa. Perché iniziare con una fase di massa? Qua l'idea è logica, il bodybuilding è costruzione muscolare, quindi inizio con un bulk perché voglio mettere tessuto muscolare. Ovviamente, come detto prima, devo tener conto di quella che è la capacità anabolica e la capacità anabolica è alta solo se la mia percentuale di massa grassa è bassa. Quindi dovrò iniziare con una fase di massa se sto nelle condizioni di poterlo fare, quindi se la mia BF è tendenzialmente bassa. E anche in questo caso consigliamo quindi di iniziare con un periodo di massa se la nostra percentuale di massa grassa è inferiore al 13% nel caso degli uomini e inferiore al 18% nel caso delle donne. Se state sotto a questi numeri, allora iniziate pure subito con un periodo di massa, ok? Ora la domanda ovviamente sorge spontanea: che cosa faccio se sono all'interno di questi range, ossia dal 13 al 15% per gli uomini e dal 18 fino al 25% per le donne? Ecco, un range in cui più o meno siamo tutti, ok? Tranne atleti che sono magari avanzati, però generalmente all'inizio, nei primi anni, rientriamo in questi range, ok? Che sono dei range perfettamente fisiologici, siamo assolutamente in salute, quindi non dobbiamo per carità allarmarci, ok? Quindi, che cosa fare se sto all'interno di questi range? Ecco, in realtà in questi casi il nostro consiglio è quello di mettersi in una lieve ipercalorica o una normocalorica, ok? Semplicemente state in questa fase qua, in un range alimentare in cui non vi sproporzionate da nessuna parte. Ecco, magari state anche in leggera ipocalorica se vi vedete un po' troppo grassi. E in questo caso semplicemente state là, mantenete l'alimentazione tendenzialmente fissa e direzionate la vostra attenzione da un'altra parte, ossia sull'allenamento. Concentratevi su quello, perché il fatto che siate in ipercalorica, leggera iper, in leggera ipo, vi permetterà comunque di direzionarvi da una parte, quindi tendere a dimagrirvi un pochetto o a prendere un pochetto di massa magra, ma senza eccessi. La vostra BF bene o male si assesterà, ma soprattutto guadagnerete tanto in termini di composizione corporea generale. Quindi l'idea di base in questo caso, senza fare artifici di genere, è quello di fare una recomp, ossia tendere nel lungo periodo, perché sempre di lungo periodo stiamo parlando, a diminuire la percentuale di massa grassa e aumentare pian piano la percentuale di massa magra. E questo può essere permesso soltanto se la vostra attenzione si sposta dall'alimentazione all'allenamento. Quindi sostanzialmente se vi concentrate su un graduale aumento della performance, intesa sia come miglioramento sulle quattro variabili, sia come miglioramento in termini di attivazione, schemi motori e via discorrendo. Quindi non ci sono formule magiche a livello alimentare, a livello di scariche, ricariche, botte di carboidrati, privazioni di grassi che vi permettono una recomp. No, la recomp è piuttosto un processo che avviene sul lungo periodo se a livello alimentare vi assestate con calma e vi concentrate su quello che è lo sport per la ricomposizione corporea, sia il bodybuilding, ossia vi concentrate sull'allenamento. Ora, una cosa molto molto importante: tutto questo che abbiamo detto finora, quindi tutta questa attenzione data alla BF, alla percentuale di massa grassa come indice per capire dove andare, vale
soltanto se sapete allenarvi, ossia se siete migliorati, se avete raggiunto un buon livello di allenamento, di performance, sia sulle quattro variabili, sia di nuovo in termini di schemi motori e attivazioni muscolari. Se così non è, se state ancora all'inizio, se state ancora lavorando su questo, o se vi allenate da 10 anni ma non sapete ancora fare un pulley fatto bene attivando il gran dorsale, o piuttosto un pulley attivando romboidi o trapezi, allora forse in questo caso è logico concentrarci sull'allenamento, ossia lasciate perdere il discorso dell'ABF, lasciate perdere il discorso dell'alimentazione, concentratevi sull'allenamento, perché se quello che vi interessa è lavorare sul lungo periodo, allora dovete concentrarvi su quello, allora dovete investire su quello che è il nostro sport di nuovo e investire sul lavoro a livello di allenamento, il lavoro a livello di schemi motori, propriocezione, miglioramento sulle variabili e via discorrendo. Quindi in questo caso quello che vi consigliamo è di mettervi in normocalorica, stare fissi un attimo senza problemi, dedicare un po' di mesi al lavoro sull'allenamento, dedicarci davvero tempo, dedicarci la testa e vedrete che già questo vi darà un impatto a livello di composizione corporea non da poco. Perché di nuovo ragionate sul fatto che il bodybuilding è lo sport per la ricomposizione corporea ed è uno sport che si fa in palestra, non si fa a tavola. Quello è un contorno, quella è un'alimentazione funzionale al nostro sport. Però prima dovete imparare a praticarlo questo sport, se no la ricomposizione corporea non avverrà veramente, o bene o male avverrà per motivi indiretti. Quindi niente ragazzi, spero di avervi dato degli spunti di riflessione utili. Questo è il nostro punto di vista su se iniziare la massa o la definizione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti voi in cosa vi identificate, cioè utilizzando questi spunti, se dovreste iniziare una massa, una definizione, o piuttosto stare in quest'alea di normocalorica in cui vi concentrate esclusivamente sull'allenamento. Quindi fatemelo sapere qua sotto sui commenti e detto questo vi rimando al prossimo.